Alle cuffie? Se voglio, sì, le posso mantenere. Sento un rumore di sottofondo. Ok, benissimo. Allora, bene, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Emiliano Di Carlo, direttore del Master Anticorruzione di Tor Vergata, che ho organizzato l'evento di oggi. Innanzitutto, grazie per essere intervenuti alla presentazione del libro dal titolo L'Autorità Nazionale Anticorruzione e la vita di relazione internazionale, l'esperienza innovativa di ANAC dal 2014 al 2020. Ringrazio gli autori del libro, la professoressa Parisi e il procuratore Cantone per aver accolto il nostro invito a presentare il loro libro nell'ambito del nostro master. Ringrazio inoltre la dottoressa Condò e i tutor del master, la dottoressa D'Andrea, la dottoressa Perocchi e il dottor Nocerino per aver curato gli aspetti organizzativi e ringrazio inoltre il professor Piga per aver accettato l'invito a unirsi a questa presentazione. Qui con me a Tor Vergata c'è il dottor Cucuccio, che ringrazio come sempre per il preziosissimo contributo che ormai dà da anni nei nostri eventi, nei nostri tavole rotonde, e cedo a lui immediatamente la parola. Grazie. Grazie Emiliano, grazie di cuore professor Di Carlo e da parte mia un cordialissimo buongiorno a tutti quanti sono collegati con noi, sia naturalmente ai colleghi del Master che rivedo con piacere dopo 2 giorni e naturalmente anche a tutti gli altri che si stanno anche collegando e che spero possano essere numerosi per partecipare a questo dibattito. Sono Filippo Cucuccio, sono il direttore generale dell'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, un'associazione che è presieduta dal Cavaliere del Lavoro Ercole Pelicanò, e ringrazio particolarmente l'Università di Tor Vergata e il Dipartimento di Economia Aziendale per aver dimostrato anche in questa situazione una sensibilità che anche in ambiente accademico sinceramente non è frequente per questo tipo di iniziative. Ringrazio naturalmente per la partecipazione anche il professor Piga, con cui fin dall'inizio abbiamo condiviso questo percorso. Siamo arrivati alla sesta edizione del Master Anticorruzione ed è sempre un piacere poterlo avere e annoverare fra gli ospiti autorevoli dei nostri momenti di riflessione condivisa. E naturalmente un saluto particolare ai due autori di questo libro. Diciamo per galanteria, oltre che per rispetto dell'Accademia, la professoressa Nicoletta Parisi e naturalmente il carissimo procuratore, già presidente dell'ANAC, procuratore capo della Procura della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone. Ho avuto il piacere anche di recensire questo libro e quindi, come è mia abitudine, per recensire io i libri li leggo. E diciamo pure che è un libro che innanzitutto svela un aspetto, direi, abbastanza singolare e forse ai più ignoto. Nel senso cioè, quando si parla dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tutti quanti normalmente si è portati, diciamo pure, ad una considerazione che riguarda il versante domestico dell'attività dell'ANAC. Ecco, invece, qui abbiamo veramente una particolarità che colpisce gli aspetti di relazione internazionale. Ed è proprio questa particolarità che ha sollecitato l'avvocata Daniela Condò, che ringrazio particolarmente, per aver avuto quest'idea di voler presentare in questo ambito del Master Anticorruzione, diretto dal professor Emiliano Di Carlo, e proprio per avermi spinto, se così si può dire, a partecipare a questo dibattito. È una cosa quindi particolarmente gradevole per me, oltre che stimolante, poter affrontare e poter presentare i due autori, Raffaele Cantone e Nicoletta Parisi.
che sono stati rispettivamente presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e consigliera, la professoressa Parisi, dell'ANAC. Un'esperienza sicuramente interessante, un'esperienza sicuramente stimolante, di cui si ha traccia, riferimento e sistematizzazione nei 6 capitoli più un appendice molto interessante di questo libro, di cui è composto appunto questo libro. E diciamo pure che al di là di quelli che sono gli aspetti istituzionali di inquadramento anche normativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la polpa del libro, a mio modo di vedere, è rappresentata proprio dalla descrizione, dalla illustrazione dei diversi tipi di collaborazione internazionale in cui si è avuta la presenza autorevole dell'ANAC. Quindi con una collaborazione di tipo bilaterale, multilaterale, in ambito Unione Europea, in ambito mondiale e con riferimento alla società civile internazionale. I diversi capitoli danno appunto conto degli esiti rispetto ai quali possiamo avanzare naturalmente un senso di ammirazione per quello che è stato portato avanti proprio in questo campo specifico. E ripeto ancora una volta, sono stati questi aspetti che hanno sollecitato Daniela Condò e il sottoscritto proprio a organizzare questo evento stamattina, e ringraziamo nuovamente appunto l'Università di Tor Vergata, il professor Di Carlo e il professor Piga per essere qui presenti con noi. A questo punto una brevissima riflessione, o meglio presentazione prima di una riflessione, dei due autori. Il procuratore Cantone è in magistratura da circa 30 anni e diciamo pure che ha avuto varie esperienze sul campo in ambiti caldi, se così si può dire, fra virgolette, e ovviamente lo ricordiamo tutti, in questo caso non possiamo che celebrarlo, anche come primo presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Loro stessi, gli autori, ricordano che in definitiva l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è un qualcosa di nuovo come soggetto, come authority, nell'ambito delle authorities italiane, però consentitemi di dire che l'interpretazione che è stata data dall'ANAC e quindi naturalmente dal presidente Cantone, dai consiglieri, quindi in primis la professoressa Parisi che è qui presente, ovviamente, diciamo pure che mi permette di dire che l'interpretazione è stata un'interpretazione sicuramente innovativa del ruolo dell'autore. Un altro aspetto che mi piace considerare, e qui entro naturalmente anche nella presentazione della professoressa Nicoletta Parisi, che è docente di diritto internazionale, ma che giustamente ci ricorda che in questo momento è proprio professore di diritto e politiche di contrasto alla corruzione interna e internazionale presso l'Università Cattolica di Milano. Ecco, un altro aspetto, dicevo, che emerge proprio dalla lettura di questo libro è legato al sottile equilibrio continuo che deve esistere fra indipendenza dell'autority da un lato e supporto efficace rispetto al decisore politico dall'altro. È una linea di equilibrio molto sottile e molto delicata che viene giustamente messa in risalto dai due autori in varie parti del libro. Anche nella parte conclusiva in particolare si ricorda che all'ANAC spettano naturalmente alcuni specifici compiti in campo nazionale e anche in campo internazionale, ma che in definitiva le linee di orientamento entro cui si deve muovere questa authorities debbono essere dettate per l'appunto dal decisore politico. Ecco, allora, fatta questa breve riflessione e presentazione del libro e dei due autori, io vorrei chiedere al procuratore Cantone, che sicuramente, così come la professoressa Parisi, hanno avuto, credo,
un po' di emozione nello scrivere questi capitoli, queste pagine. Pagine che trasudono emozione, io dico, e sinceramente ripercorrendo probabilmente nella loro mente tanti momenti tipici, tanti aspetti particolari che hanno vissuto giorno dopo giorno nella continuità operativa di questi anni, di quegli anni in particolare. Ecco, al procuratore Cantone vorrei chiedere se al di là di questi aspetti, di questi esiti di cui si dà conto nell'ambito del libro, ci può sintetizzare quelli che sono stati gli obiettivi veramente più qualificanti di questo periodo per quanto concerne la vita di relazione internazionale dell'ANAC, ma anche ricordarci quali sono state le criticità con cui ci si è dovuti scontrare giorno dopo giorno, mese dopo mese, e come sono state superate. Grazie, procuratore. Grazie, dottore, e grazie all'Università di Tor Vergata per aver organizzato questo evento. Come diceva la dottoressa Condò, l'avvocato Condò, proprio nell'introduzione, il master di Tor Vergata in materia di anticorruzione credo sia stato, anzi, è sicuramente stato il primo master di anticorruzione. E per quanto ci riguarda, fra l'altro, è stato un master particolarmente importante perché ha avviato quella che è stata una collaborazione col mondo universitario che credo sia stata una delle esperienze più proficue dei 5 anni, anzi dei 6 anni, ma per quanto mi riguarda dei 5 anni dell'ANAC, cioè il collegamento col mondo della formazione per consentire di rendere in qualche modo digeribile una materia che era stata adottata con un pochissimo dibattito sul piano dottrinario. Gli stessi funzionari pubblici si erano visti calare dall'alto questa normativa, ma nessuno, tranne casi eccezionali, si era mai occupato di provare ad approfondirla anche dal punto di vista scientifico. L'idea di creare dei master, l'idea di creare delle strutture che in qualche modo potessero servire anche a supporto dell'attività dell'ANAC è stata fondamentale. In questo senso noi abbiamo trovato grande attenzione da parte del mondo universitario e devo riconoscere pubblicamente questa primigenia, ma anche l'apertura di un filone particolarmente proficuo anche da parte di altre università, da parte di Vergata. Quindi un ringraziamento per l'occasione di stamattina, ma anche un ringraziamento per tutto quello che è stato fatto per l'attività dell'anticorruzione. Prima due parole sul libro e poi vado più sullo specifico. Questo libro nasce da un impegno che ci eravamo presi io e Nicoletta Parisi, durante il periodo ancora in cui entrambi eravamo all'ANAC. In fondo il rapporto internazionale era stato uno dei rapporti più proficui dell'attività dell'ANAC. Un rapporto di cui di fatto però si erano occupati soprattutto Nicoletta Parisi, razione materie direi. Nicoletta è una professoressa di diritto internazionale, quindi come tale non poteva non essere delegata a questo specifico intervento. E poi si trattava di una materia di competenza del presidente, quindi tanto ce ne siamo occupati soprattutto noi due. Devo dire con una grande libertà dataci da parte del Consiglio, ma anche non con sempre un grande interesse, ma non per ragioni qualche ragione specifica. Spesso durante il periodo di gestione dei consigli noi eravamo presi da tantissime emergenze, per cui le questioni internazionali spesso venivano fatte oggetto di un riferimento specifico. Abbiamo fatto questa iniziativa, abbiamo fatto quest'altra iniziativa. Io avevo detto a Nicoletta, l'occasione, dobbiamo certamente cogliere l'occasione per fare un punto della situazione di tutto quello che è avvenuto in un periodo particolarmente proficuo per la vita dell'ANAC, partendo ovviamente da un dato giuridico, perché il libro, come lei diceva, è un libro di esperienza, ma anche un libro che cerca di ricordarsi di essere un libro scritto da due giuristi, perché il dato giuridico è l'esistenza di una norma ad hoc contenuta nell'articolo 1,2 della legge 190 del 2012, cioè che la legge anticorruzione, 1,2, che prevede espressamente, proprio alla lettera A, fra tutti i poteri dell'ANAC, il primo dei poteri dell'ANAC collabora
con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali e internazionali competenti. Quindi c'era espressamente previsto nella legge una indicazione di un potere collegato alla gestione, diciamo, dei rapporti internazionali. E però, come questo potere potesse materialmente essere declinato in concreto e come dovesse essere declinato in concreto, non era previsto da alcuna norma, e questo ha portato noi a doverci inventare le modalità dei rapporti, a dovercele inventare individuando un vero e proprio modus operandi che poi abbiamo messo in campo per la creazione e per la partecipazione alle strutture sovranazionali, quali soprattutto le organizzazioni tipo gli organismi di controllo introdotti dal Consiglio d'Europa, la partecipazione agli organismi di controllo previsti dall'OCSE o dalla Convenzione dell'ONU, oppure alla partecipazione comunque nel nostro ruolo anche a fianco all'attività del governo, al Parlamento europeo, alle stesse strutture dell'ONU, accanto ai quali poi si è sviluppata un'attività bilaterale proficuissima con tantissimi stati, sia come diretta iniziativa di quegli stati o dell'ANAC, sia in qualche modo in virtù di vere e proprie, diciamo, attività delegate, fra virgolette, per esempio dall'Unione Europea. Abbiamo vinto un twinning che ci ha portato ad essere referenti dell'autorità anticorruzione della Serbia, abbiamo lavorato con il Montenegro, abbiamo creato una struttura, e questo credo che sia uno dei meriti più importanti dell'ANAC, ma questo è certamente un merito soprattutto della professoressa Parisi, una struttura che mettesse insieme le autorità di indipendenti che si occupavano della prevenzione della corruzione a livello europeo. Struttura che è una vera e propria mini organizzazione internazionale che ha visto la prima presidenza dell'Italia, presidenza che giustamente è stata riconosciuta a Nicoletta Parisi. Questo è il quadro. Il libro vuole cercare di raccontare questa esperienza, che è stata un'esperienza eccezionale, che ci ha visto partecipi, diciamo, di tantissime iniziative sul piano internazionale, ci ha visto presenti tante volte negli Stati Uniti, in America del Sud, in moltissimi paesi europei, ci ha visto invitati persino dall'autorità anticorruzione cinese. Questa è una cosa che meriterebbe di essere ricordata come se fosse più anche una sorta di piccolo diciamo gossip, nel senso una vicenda anche divertente che si è verificata, perché quando il responsabile dell'autorità anticorruzione cinese ci venne a trovare, capimmo solo alla fine di un lunghissimo discorso che in realtà l'autorità anticorruzione cinese non è un organo statale, ma un organo del Partito Comunista, ma lì non c'è molta differenza fra Stato e Partito Comunista. Quindi è stata l'occasione per poter fare un punto di una situazione di tanti aspetti e soprattutto cercare di incasillare anche dal punto di vista giuridico delle tante cose. Le difficoltà sono state tantissime, devo dire meno sul piano internazionale, molte sul piano nazionale, nel senso che ovviamente il ruolo dell'ANAC si è ritagliato nei 6 anni della nostra diciamo, gestione consiliare, che poi sono stati i veri e primi 6 anni dell'autorità anticorruzione, sono stati cruciali per individuare con norme che erano spesso generiche quale era effettivamente l'attività che l'ANAC dovesse svolgere. E qui io chiudo dicendo qual è stata la cifra del nostro intervento. Io credo che la cifra del nostro intervento sia stata quella dell'apporto collaborativo con le amministrazioni, nel senso che noi abbiamo interpretato il nostro ruolo di vigilanza mai come voler fare occhiuti controllori, occhiuti a volte anche miopi controllori, ma quello al contrario di voler fare un vero e proprio apporto collaborativo con le amministrazioni pubbliche, cercando di stimolare l'attuazione efficace della legge, non l'attuazione formale. Noi abbiamo cercato di creare rapporti continui col mondo delle amministrazioni, creando vere e proprie sinergie su moltissimi fronti. Ci siamo riusciti? Non lo so. Certo, nei 6 anni in cui l'ANAC, in cui abbiamo fatto parte dell'ANAC, l'ANAC ha ottenuto in un tempo brevissimo un ruolo centrale
fra le autorità indipendenti, forse a volte un ruolo persino eccessivamente sovrabbondante. E questo ce lo siamo conquistati sul campo, proprio attraverso questo meccanismo che siamo riusciti a creare, di creare una sinergia, non di voler puntare il dito, ma di voler essere a fianco delle singole amministrazioni. Mi basta qui un ultimo riferimento. Basterebbe ricordare l'incontro che ogni anno noi facevamo con i responsabili della prevenzione della corruzione. Era un vero e proprio successo, perché potevamo invitare un numero ridotto di responsabili, che erano tra i 400 e i 500, mentre in Italia ovviamente i responsabili della prevenzione della corruzione sono molto di più. Ma le domande erano sempre tantissime. Ed era la dimostrazione di quanta attenzione c'era per il nostro lavoro e di quanto eravamo riusciti a creare quel legame forte con chi l'anticorruzione la faceva all'interno delle singole amministrazioni. Mi fermerei qui proprio perché l'idea è quella di poter fare più interventi e spero di aver risposto, cercando però anche di aver posto l'attenzione su quanto per noi sia importante questo libro. Come lei diceva, è un libro che trasuda esperienza, ma è un libro che ci ha anche molto emozionato nel raccontare le tante iniziative che abbiamo fatto nel corso degli anni. Grazie, procuratore Cantone. Sì, fra le altre cose, ho avuto il piacere di partecipare anch'io ad alcune delle giornate che avevate indetto per quanto riguardava i responsabili locali della prevenzione della corruzione, e ricordo che effettivamente voi davate l'idea di partecipare a un momento di riflessione condivisa sicuramente, ma anche un momento di festa. Di festa vorrei dire della burocrazia, si parla tanto di burocrazia in termini sicuramente deteriori, io non voglio fare il weberiano della situazione, però devo dire che può esistere una buona burocrazia, una sana burocrazia, un'efficace ed efficiente burocrazia. Ecco, credo che quelle giornate fossero la testimonianza autentica di quello che si può fare anche in Italia. Sembra quasi una battaglia contro i mulini a vento, e invece no. Devo dire che ci sono stati dei risultati sicuramente positivi. Ma a questo punto io passerei la palla alla professoressa Parisi, e avvalendomi proprio della sua esperienza di docente di diritto internazionale, senza compiacimenti narcisistici naturalmente a questo punto, ma credo che si debba ricorrere a lei, alla sua esperienza di interprete degli aspetti di diritto internazionale, per capire lo strumentario invece di cui si è servita l'ANAC, o di cui in particolare si sono serviti il presidente Cantone, che opportunamente ha ricordato che nell'ambito di quell'authority dell'ANAC i poteri del presidente sono particolarmente pregnanti, efficaci ed estesi. Ma anche la consigliera, naturalmente, Nicoletta Parisi, nonché docente di diritto internazionale, Nicoletta Parisi, può illustrarci invece lo strumentario a cui loro hanno fatto ricorso, e hanno fatto ricorso per andare avanti su questo percorso, percorso che immagino sia stato costruito in maniera day by day, ma anche entro un quadro di sistematizzazione. Nicoletta, a te la parola, prego. Grazie dottor Cucuccio, grazie Filippo, è per me un grandissimo piacere, non tanto la domanda che mi hai fatto quanto essere qui oggi, ma anche la domanda che si attaglia molto bene a quello che ho fatto in ANAC e a quello che è la mia vita professionale prima di ANAC e adesso. Anzitutto volevo aggiungere una cosa ai complimenti che ha fatto il procuratore Cantone a questo master. Questo master ha sempre dimostrato, oltre a essere il primo, ha sempre dimostrato una grandissima sensibilità per il diritto internazionale. Io ricordo che tutte le edizioni, le 6 edizioni, sono iniziate con una giornata dedicata al rapporto fra fonti internazionali e fonti interne, a significare l'apertura che la nostra Costituzione dà alla vita di relazione internazionale, tramite articoli importantissimi e innovativi per quegli anni in cui sono stati scritti. Un'apertura che si misura sull'articolo 10 della Costituzione, dove
che opera come trasformatore permanente delle consuetudini e dei principi internazionali nel nostro ordinamento. L'articolo 11, dove parla di limitazioni di sovranità necessarie a consentire lo sviluppo di una vita di relazione internazionale che miri alla pace e alla sicurezza e al rispetto dei diritti della persona. Ecco, questo master, iniziando le proprie sessioni di lavoro col diritto internazionale, ha dimostrato di essere in aderenza perfetta con l'afflato della Costituzione. E poi c'è sempre una sessione apposta dedicata alle attività internazionali in materia di anticorruzione. Sì, è vero, come hai detto tu, Filippo, e sono contenta che traspaia dal libro, l'esperienza in ANAC è stata emozionante, non solo sul fronte della vita di relazione internazionale, ed è stata un'esperienza eccezionale, anche perché ci siamo trovati nella felice congiuntura di inventare tutto quello che si doveva fare in questa autorità. Noi siamo nati sulle ceneri di due diverse autorità che si sono fuse e quindi non potevamo vivere dell'esperienza di una o dell'altra, se non altro perché necessitava l'esigenza di creare una coesione interna fra le due amministrazioni confluite. E quindi abbiamo dovuto fondare una nuova istituzione, scrivendo tutto ciò che poteva essere scritto in termini di auto-organizzazione e anche inventando gli strumenti per fare vita di relazione internazionale, a partire da quell'articolo 1,2 lettera A che assegnava la CiVIT e poi dal 2014 alla nuova ANAC la competenza a relazionarsi sul piano bilaterale, multilaterale, sia universale che regionale. Quindi si può dire che noi non abbiamo potuto godere di un impianto già strutturato. Abbiamo volta a volta affrontato le singole esigenze che si ponevano al Presidente e grazie a lui, a me come delegata sua. Il Presidente è il principale attore della vita di relazioni internazionali perché ha la rappresentanza esterna dell'autorità, quindi sia a livello interno che a livello internazionale. Apro una parentesi, noi ci siamo anche molto divertiti a fare la vita di relazioni internazionali, abbiamo fatto delle trasferte veramente molto piacevoli dal punto di vista sia culturale e intellettuale che per i contatti umani che abbiamo avuto. Ricordo per esempio in Colombia, a Bogotà, quei tre giorni molto belli con l'università, dove abbiamo conosciuto anche parte del mondo diplomatico e le istituzioni interne colombiane, il Pandan della nostra Consip, Colombia Compra Efficiente, le autorità di polizia, di law enforcement, esperienze che hanno arricchito il nostro bagaglio culturale, che ci hanno insegnato come la circolazione delle buone prassi a livello internazionale sia importante per trasferire all'interno di uno Stato ciò che altri hanno sperimentato in modo ottimo. E chiudo questa parentesi personale per tornare alla capacità di inventiva che abbiamo dovuto inventarci noi stessi. Noi abbiamo cercato nell'armamentario giuridico italiano gli strumenti che consentissero all'Autorità Nazionale Anticorruzione di lavorare nelle relazioni internazionali nel vuoto giuridico, perché la norma, come diceva il Presidente, il Procuratore Cantone, è una norma assai essenziale, è composta di poche parole. Ci autorizza a lavorare nelle relazioni internazionali, ma non dice come. In questo, devo dire, abbiamo anche dovuto interloquire con l'autorità politica che per eccellenza governa le relazioni internazionali, ovvero il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per trovare il ruolo reciproco, che non è stata un'operazione facile, perché essendo una novità l'esistenza di ANAC e la sua vitalità nella vita di relazioni internazionali, il Ministero per la prima volta ha dovuto fare i conti con un'autorità che dal punto di vista tecnico era accreditata a lavorare nelle relazioni internazionali e che poteva far parte delle delegazioni politiche diplomatiche nazionali con un ruolo suo proprio, un ruolo che dovesse salvaguardare anche le caratteristiche di indipendenza dell'autorità. Quindi non un'autorità
asservita all'autorità, autorità nazionale anticorruzione, asservita all'autorità politica, al ministero, entro le delegazioni, ma un'autorità che in quelle delegazioni conservasse la propria indipendenza di giudizio, apportando il proprio bagaglio di conoscenze tecniche perché il decisore politico potesse deliberare in maniera efficiente ed efficace nelle relazioni internazionali, sia nella fase, come si dice, ascendente, cioè nella fase in cui gli ordinamenti nazionali portano le proprie competenze, il proprio giudizio politico, di opportunità politica nella composizione, nella formazione della norma internazionale, sia nella fase discendente, quando quella norma fatta a livello internazionale scende nel contesto interno e lì deve trovare applicazione. Ora, la memoria storica che ANAC ha maturato facendo parte delle delegazioni diplomatiche le ha consentito, per esempio, di contribuire a livello interno dicendo esattamente come quella norma internazionale è nata, con quale interpretazione dovesse essere applicata nel diritto interno, qual è la volontà dei decisori internazionali nel comporre e nel scrivere quella norma. Comunque questa difficoltà è stata superata rapidamente anche per la sensibilità degli interlocutori con i quali abbiamo lavorato a livello interno nella vita di relazioni internazionali. Un'altra difficoltà che abbiamo dovuto superare è stata quella della cattiva reputazione che aveva l'Italia nel contesto delle relazioni internazionali. Si parlava nell'Unione Europea di ventre molle dell'Unione a proposito dei paesi mediterranei, in particolare per l'Italia, forse anche per qualche altro paese, ma certo noi pensavamo a noi stessi, non ai nostri compagni di strada. Si parlava di grandi scandali di corruzione, della infiltrazione della mafia nel tessuto anche delle pratiche corruttive. Insomma, i primi due anni sono stati faticosi nel contesto internazionale perché abbiamo dovuto spiegare come in realtà l'ordinamento italiano stava voltando pagina, passando dal mero contesto della repressione, che pure è utile, al contesto anche della prevenzione. Come si potesse utilizzare la leva della prevenzione anche per una migliore repressione, una repressione più efficace, perché affrontata a partire da un tessuto culturale che mira a far passare gli strumenti di prevenzione anche amministrativa, di diritto amministrativo, nel contesto del contrasto alla corruzione. Questo modello di ANAC è un modello che si è affermato, direi, in breve tempo, tanto che, come ricordava il procuratore Cantone, noi siamo stati assunti dall'Unione Europea come modello di autorità di prevenzione della corruzione. Abbiamo avuto l'affidamento di due diversi twinning, uno in Serbia e uno in Montenegro, di una serie di progetti di assistenza tecnica nell'ambito dell'Unione Europea, ma anche dell'OCSE. Abbiamo anche avuto la collaborazione di OSCE, che è l'organizzazione che ha la base a Vienna di sicurezza e cooperazione in Europa, da non confondere con l'organizzazione OCSE di Parigi, che ci ha dato assistenza tecnica in materia di codici di condotta e di conflitto di interessi, proprio perché la prevenzione della corruzione è anzitutto una questione culturale, è una diversa cultura che si oppone a quella della illegalità, a quella mafiosa, a quella della corruzione. E questo modello è un modello che noi abbiamo mutuato dal diritto internazionale, non ce lo siamo inventati. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, all'articolo 6, dice chiaramente quali sono i principali presupposti perché uno Stato abbia una o più autorità di prevenzione della corruzione degni di questo nome. Autorità indipendenti, non nel senso che noi diamo a questo termine nel diritto interno italiano, autorità amministrativa indipendente, quel certo oggetto, quella certa creatura, no. Bisogna interpretare la parola indipendenti di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite in modo atecnico, un'autorità che, essendo dotata di sufficienti competenze e per fare efficacemente contrasto alla corruzione sul piano della prevenzione, abbia anche personale adeguato numericamente e qualitativamente e abbia anche la disponibilità delle proprie risorse finanziarie, perché lo sappiamo, usiamo l'espressione corriva, chi ha i cordoni della borsa è chi comanda, e quindi se l'autorità di prevenzione della corruzione ha proprie fonti autonome di finanziamento, senz'altro ha anche capacità decisionale, sempre naturalmente in campo tecnico, non nel campo delle decisioni politiche. E questo nostro disegno istituzionale ci è stato riconosciuto come una buona prassi.
Noi abbiamo avuto la fortuna nei nostri 6 anni di lavoro nell'autorità di poter presidiare sia il quarto ciclo di valutazione che si svolge nell'ambito del Greco, sia il secondo nell'ambito delle Nazioni Unite, tutti e due destinati alla prevenzione della corruzione. E quindi abbiamo potuto fare esperienza di come i valutatori internazionali si sono avvicinati al nostro sistema, l'hanno valutato, hanno avviato con noi un dibattito e quali raccomandazioni poi hanno indirizzato al sistema paese. Ora, in questi rapporti, sia del Greco che delle Nazioni Unite, noi abbiamo un riconoscimento del ruolo forte dell'autorità nazionale anticorruzione in un sistema coordinato di autorità, di molte autorità. Ricordiamo che alla prevenzione della corruzione non vi è soltanto ANAC, perché vi sono tutto il sistema delle prefetture, la Corte dei Conti, la Scuola Nazionale di Amministrazione, tutto il sistema a cascata dei responsabili di prevenzione della corruzione e così via. Quindi un sistema molto coordinato dove il ruolo di governance sul piano tecnico ce l'ha ANAC è stato apprezzato a livello internazionale. Questo ci ha consentito anche di seguire un'intuizione che ha dato al presidente l'onorevole Nicoletti, che era presidente a quel tempo, nel 2016, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, cioè quello di farci capofila di un'iniziativa internazionale con la creazione di una rete di autorità di prevenzione della corruzione. Il nostro modello è stato apprezzato talmente tanto che è stato riconosciuto il nostro ruolo proattivo di creatori di questa rete. Rete che si propone di aiutare gli stati con la circolazione di buone prassi, aiutare gli stati ad adempiere alle raccomandazioni internazionali. Mi fermo qui, credo di aver parlato anche troppo e ringrazio il dottor Cucuccio per l'interessante domanda che mi ha posto. Grazie a te Nicoletta e sicuramente avremmo avuto piacere di continuare ad ascoltarti, così come avremmo avuto piacere di continuare ad ascoltare il procuratore Cantone, ma grazie poi ovviamente agli interventi che si succederanno da parte dei diversi colleghi che vorranno appunto porre delle domande. Ricordo a questo proposito, per chi si è collegato dall'esterno, che può convogliare le domande direttamente all'avvocata Daniela Condò tramite gli strumenti di chat che sono previsti nell'ambito di questa tecnologia Zoom. E a questo punto credo che tu abbia, Nicoletta, facendo una brevissima chiosa a quello che hai detto, abbia dato una cifra non solo di carattere internazionale, ma una cifra, vorrei dire, di carattere culturale a tutto quello che avete fatto, il procuratore Cantone in qualità di presidente dell'ANAC e tu in qualità di delegata da parte del procuratore Cantone per le relazioni internazionali, con esiti sicuramente particolarmente interessanti e anche significativi. Io stesso ho messo in evidenza a suo tempo, quando ho scritto di questo libro, che l'ANAC da questo punto di vista può rappresentare un modello di riferimento per le altre nazioni e quindi è un vero e proprio fiore all'occhiello per l'Italia. Detto questo, prima di passare proprio alle domande che verranno appunto poste anche poi dal professor Piga, lascerei nuovamente la parola al professor Di Carlo, che aveva piacere di presentare una sua breve considerazione sempre legata a questo libro. Prego, professor Di Carlo. Emiliano, a te la parola. Grazie al dottor Cucuccio e grazie agli interventi degli autori del libro. Devo dire che quando mi è stato chiesto di partecipare alla presentazione di questo libro, ho avuto insieme un sentimento di grande piacere per il forte legame che il nostro master ha da sempre con gli autori, ma al tempo stesso devo dire un po' di timore, perché da aziendalista sapevo insomma di dovermi confrontare con un testo avendo un taglio giuridico-amministrativo. Però non potevo sottrarmi a questa cortese richiesta, soprattutto perché il master anticorruzione chiede a tutti e in primis ovviamente al suo direttore di avere un approccio multidisciplinare, quindi di uscire dalla comfort zone quando necessario. In realtà questo libro è stato, devo dire, molto piacevole da leggere, soprattutto perché fa capire il percorso che ancora non è terminato, ci vorranno anni, che il nostro paese ha fatto e tuttora sta facendo per contrastare
il fenomeno corruttivo. In particolare ci sono quattro punti di riflessione che intendo richiamare e dai quali emergeranno tre domande che vorrei porre agli autori. Allora, innanzitutto devo dire che dalla lettura ci si rende conto effettivamente di quanto lavoro sia stato fatto a livello nazionale e internazionale per il contrasto della corruzione, un lavoro enorme. Ed è un sistema, quello dell'anticorruzione, veramente molto complesso. Ora, non a caso parlo di sistema dell'anticorruzione perché diciamo dal punto di vista economico aziendale, quando parliamo di sistema stiamo parlando non solo di beni, ma stiamo parlando soprattutto di persone e di relazioni tra le persone, e se si diventa una best practice a livello internazionale, perché la differenza poi la fanno le persone. Quindi non sono diciamo solo le organizzazioni fatte di bene, ma ci sono persone che evidentemente hanno avvertono forte la necessità di prendersi cura dell'obiettivo che gli è stato dato. E devo dire che la lettura di questo libro da parte di chi opera nell'ambito della corruzione fa sentire veramente di appartenere a qualcosa di molto grande e di molto impegnativo. È un libro quindi che io consiglierei vivamente a chi si approccia a studiare i fenomeni corruttivi, perché si ha la sensazione veramente di far parte di una comunità con un fine che è comune e condiviso. E come Master Anticorruzione, devo dire, abbiamo sempre cercato e continuiamo a cercare collaborazioni con altre istituzioni. La corruzione è un virus che è subdolo, è difficile da contrastare, e così come sta accadendo per il Covid, questa battaglia può essere affrontata solamente quando si sta tutti insieme. E devo dire che l'esperienza dell'ANAC per noi diventa rilevante, un messaggio importante, perché forse come Master Anticorruzione dovremmo cercare anche queste maggiori collaborazioni, non solo a livello nazionale, questo lo stiamo già facendo, ma anche e soprattutto a livello internazionale. E poi ecco, da questa prima considerazione. Seconda considerazione, io da aziendalista ho letto il ruolo dell'ANAC avendo un approccio prevalentemente economico aziendale, guardando all'ANAC proprio come un'organizzazione produttiva volta a servire il bene comune. E serve il bene comune perseguendo la sua mission specifica, che è proprio quella della prevenzione dei fenomeni devianti. Ora, la mission è fondamentale, è importante per qualsiasi azienda. Voglio richiamare diciamo la tavola rotonda che è stata fatta ieri, hanno partecipato il generale Angelo Santo e il procuratore Prestipino, moderata dal dottor Cucuccio, dove tavola rotonda che ha riguardato i beni confiscati e il bene comune, e c'è un aspetto, devo dire, molto molto interessante che è emerso, che è quello della mission delle organizzazioni criminali. Però perché voglio richiamare la mission delle organizzazioni criminali? Perché è quello che alcune volte fa la differenza tra le organizzazioni criminali e le organizzazioni che invece operano nella legalità. Quello che è emerso è che queste organizzazioni hanno una mission molto forte, che è quella di realizzare profitti, ma forse in alcuni casi più che di profitto dobbiamo parlare di potere. E intorno a questa mission, che è comune e condivisa da tutti coloro che operano all'interno di queste organizzazioni, si costruisce una cultura molto forte. Ecco, rimasto anche sorpreso quando, parlando del processo di successione generazionale, si è parlato proprio della tendenza di far passare solamente chi ha veramente merito, quindi il merito criminale. E devo dire, questo differenzia le organizzazioni criminali magari rispetto a delle imprese che sono a controllo familiare, dove spesso viene messa da parte la meritocrazia per dare magari maggiore importanza ad altri aspetti, come ad esempio far governare, gestire l'azienda al primogenito, anche se non ha le competenze. Questo, si diceva ieri, non avviene in queste grandi organizzazioni criminali, che poi tra l'altro si stanno diversificando, stanno diventando holding diversificate a livello nazionale e internazionale, cercano anche tutte le opportunità per svilupparsi, per incrementare il loro potere. Ecco, una domanda che mi sono posto e che pongo agli autori
e come si può all'interno di un'organizzazione come ANAC rendere comune e condivisa la mission della prevenzione della corruzione. Perché abbiamo parlato, ecco, dei rapporti che ANAC ha avuto a livello internazionale, no? Adesso io quello che chiedo agli autori è di, sulla base della loro relazione, ecco, di darci anche degli spunti di riflessione. Chi è al governo di un'autorità nazionale con questa grandissima responsabilità, come fa dal punto di vista concreto poi a diffondere, quindi a motivare le persone per portarle verso la missione che appunto è quella della prevenzione della corruzione? Il terzo aspetto è quello che riguarda il conflitto di interessi, e insomma, è un tema molto caro. Sono, come molti di voi sanno, già molti anni che mi occupo di conflitto di interessi. Inizialmente mi sono occupato di conflitto di interessi nell'ambito delle imprese, poi devo dire grazie al professor Piga ho allargato gli orizzonti, ho iniziato a occuparmi anche del conflitto di interessi nelle amministrazioni pubbliche, anche nelle organizzazioni non profit. E quindi aggancio a quanto ho letto nella prefazione di Gianluca Esposito al libro. Cioè, il libro fa opportunamente riferimento all'importanza e alla centralità della gestione dei conflitti di interessi e continua affermando che spesso i reati di corruzione traggono origine da situazioni di conflitto di interessi che, se gestite correttamente, non sarebbero sfociate in attività illecite e corruttive. E qui ci troviamo assolutamente allineati a questa definizione. Noi abbiamo sempre detto che dietro qualsiasi fenomeno corruttivo c'è sempre una situazione di conflitto di interessi. Quindi affrontare i conflitti di interessi significa prevenire diversi fenomeni corruttivi. Il nostro master dedica al conflitto di interessi un intero modulo e abbiamo distinto tre fasi fondamentali: quella della individuazione del conflitto, la seconda è quella che riguarda la valutazione, non banale, perché spesso il conflitto di interessi viene visto come una variabile dicotomica, c'è o non c'è, mentre invece valutarlo è importante, perché a seconda della gravità poi si possono mettere in campo strumenti diversi di gestione. E la terza fase è quella della gestione, e devo dire che ciascuna di queste tre fasi presenta delle criticità che solo in parte possono essere mitigate dalla presenza di una definizione di conflitto di interessi. Parto dal primo aspetto, quello dell'individuazione del conflitto. Perché è così difficile individuare il conflitto? Perché entrano in gioco una serie di fattori psicologici che rendono difficile capire, data una certa situazione, se si tratti di conflitto oppure no. E la psicologia ci dà un grandissimo aiuto, sia gli studi, devo dire, di psicologia, ma anche quelli di sociologia, perché ci insegnano innanzitutto una cosa importante: siamo molto capaci a individuare i conflitti di interessi degli altri, ma non abbiamo la stessa abilità quando invece parliamo dei nostri conflitti di interessi. Inoltre, in molti non accettano le restrizioni contenute nei codici etici, queste sono evidenze empiriche, o nelle linee guida volte a gestire conflitti di interessi, in quanto le considerano come una inaccettabile privazione della libertà. Ad esempio, non accettare i doni, non fare investimenti in certe tipologie di aziende e così via. E questo mi fa venire in mente quello che sta accadendo con il Covid, che si tratti del discorso della mascherina piuttosto che del vaccino. Il problema, a mio avviso, risiede alcune volte in una mancata comprensione del perché profondo sia opportuno affrontare il conflitto di interessi. Ultimamente ho avuto modo di fare formazione in un'amministrazione pubblica e ho posto questa domanda. E ora ti trovi in una commissione di gara dove c'è un candidato che ha il tuo stesso cognome. Bisogna gestirlo questo conflitto di interessi, che è solo apparente, non è un conflitto di interessi reale. La risposta è stata sì, mi trovo assolutamente d'accordo, devo comunicare che non c'è conflitto perché altrimenti mi dovrei astenere così come indicato dalla normativa. Ora, ovviamente siamo d'accordo, certo, va bene, va benissimo come risposta, però a mio avviso questo non basta. Perché? Perché dire che ho, diciamo, comunicato questo conflitto per il rispetto della normativa non consente di capire questo perché profondo. Devi comunicare che non c'è conflitto di interessi semplicemente perché devi in qualche modo essere allineato all'interesse
della tua istituzione. La tua istituzione ti chiede non solo di essere indipendente, ma anche di apparire indipendente. Quindi ecco, questo legame forte con l'istituzione porta, a mio avviso, a capire il perché di molte norme che alcune volte non sono comprese come dovrebbe. E qui la mia seconda domanda: cosa pensano quindi gli autori circa l'importanza di coinvolgere nell'elaborazione di linee guida, in particolare quelle sul conflitto di interessi, anche soggetti di discipline diverse rispetto a quelle del diritto, ad esempio psicologia e sociologia, per arrivare a testi che siano un po' più accessibili, meno scritti in legalese, ma che abbiano la capacità di stimolare un pensiero critico nelle persone e di portarle a comprendere il perché profondo occorre gestire il conflitto di interessi. Ecco, prima la professoressa Parisi ha parlato di un problema culturale. Io sono assolutamente d'accordo. Il nostro master non a caso parte con un primo modulo che è proprio dedicato alla cultura del bene comune, e in quell'ambito cerchiamo di dare gli elementi per poi affrontare tutti gli altri moduli. E il nostro pensiero principale è come trasformare quella che è la normativa dell'anticorruzione in qualcosa che sia molto più forte, non una cultura dell'adempimento, ma una cultura di responsabilità verso le istituzioni, verso le persone. Quindi dalla lettura del libro è emerso, devo dire, un grandissimo sforzo dal punto di vista normativo. Sono nate diverse organizzazioni per contrastare il fenomeno. Tuttavia, quello che mi sono chiesto è come fare in modo che la normativa e le organizzazioni possano veramente agire sui comportamenti delle persone. Quindi come si lavora sulle persone? Ecco, un'autorità indipendente come l'ANAC, con la mission di cui abbiamo parlato, che è quella di prevenire la corruzione, che cosa ha fatto, no, in questo periodo in cui è stata svolta questa attività come istituzione, come è stata diffusa questa mission nei comportamenti? Quindi questa è la terza domanda: come si fa a passare dalla cultura dell'adempimento a quella del bene comune? Grazie. Perfetto, grazie Emiliano. Fra l'altro mi dai il destro per poter ricordare che nell'ambito del libro, come io dicevo in apertura, c'è un allegato che dà conto esattamente dell'attività dal punto di vista della sottoscrizione di protocolli. Io mi sono divertito a contarli, sono oltre una ventina di protocolli a livello internazionale che sono stati sottoscritti per l'appunto dall'ANAC per conto dell'Italia. Questa precisazione credo che sia importante anche per dare un'idea della concretezza dell'operatività dell'ANAC. Al di là degli ottimi intenti che finora sono stati descritti sia dagli autori e sia anche da te naturalmente, che troviamo nelle pagine di questo libro, ecco, ma poi quali sono stati gli esiti? Abbiamo oltre 20 protocolli in cui l'Italia, tramite l'ANAC, è protagonista autorevole, e di questo viene dato conto appunto nell'ambito di questa appendice. A questo punto, rimandando appunto le risposte alle tue domande, io vorrei passare, ed è per me un motivo di particolare piacere, quello di poter passare la parola al professor Piga. La domanda, così come per un economista aziendale, il professor Di Carlo, che ovviamente è direttore di questo master, è la prima domanda: è che ci fa un economista in mezzo a tanti giuristi oggi? Beh, io voglio ricordare innanzitutto una cosa, che il professor Gustavo Piga è il padre nobile di questo master, e questo va ricordato. E con lui abbiamo fatto quindi un percorso condiviso da oltre 6 anni, così come con Emiliano e così anche come con Daniela. Quindi per me è veramente un motivo di particolare piacere e di particolare emozione passare la parola al professor Gustavo Piga e sentire anche non solo le sue considerazioni, ma quelli che saranno appunto anche i suoi quesiti. Gustavo, a te la parola, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Detto che aspettavo con ansia le risposte alle interessantissime... Microfono. Mi sentite? Pronto? Sì, io sento benissimo. Sentiamo perfettamente. Filippo, mi senti? Esattamente, grazie. Ecco,
No, dicevo, ho detto che io aspettavo invece le risposte alle interessantissime domande di Emiliano e non vorrei farle passare troppo, far passare troppo tempo prima che di ascoltare le risposte. Quindi io direi che io mi fermo e aspetto le risposte su Emiliano. Voglio soltanto dire che ci fa un economista qui, lo so che è una provocazione, perché sappiamo benissimo tu ed io, e soprattutto grazie all'incredibile lavoro di Emiliano Di Carlo e Daniela Condò, quanto questo master è voluto nascere sotto l'egida dell'interdisciplinarità. Da economista devo soltanto ricordare una cosa che credo mi tornerà utile per alcune provocazioni che vorrò fare a Nicoletta, al presidente Cantone, per questo meraviglioso volume che ha toccato un tema a mio avviso rilevantissimo, seppure poco esplorato normalmente quando si parla di autorità anticorruzione, che è l'aspetto delle relazioni internazionali. Voglio solo ricordare che se è vero che il legame dalla corruzione alla crescita è ben noto, cioè l'idea che con maggiore corruzione un paese cresce di meno, meno toccato è sempre l'aspetto che poi quando un paese cresce di più riesce a combattere, tra virgolette, vuole e riesce a combattere meglio la corruzione perché ha più risorse a disposizione. E questo è un tema su cui vorrò tornare perché voglio parlare della questione del sud del mondo e della questione di come il nord del mondo si deve approcciare al sud del mondo quando si parla di anticorruzione, ma è una delle tante domande che voglio fare ai nostri due autori per i tantissimi stimoli che mi ha portato a leggere questo volume. Però lascerei un attimo a Nicoletta, al presidente, di non far cadere immediatamente gli stimoli di Emiliano e pronunciarsi su questi. Perfetto, allora accogliamo questa con grande piacere questa proposta, a parte già le considerazioni che comunque hai fatto, Gustavo, e passerei allora la parola sia al procuratore Cantone che alla professoressa Parisi. A voi due, prego, cominciare a rispondere a quelle che sono state le domande poste dal professor Di Carlo. Poi ripasseremo la parola al professor Pica. Prego. Sì, molto velocemente perché rischiamo se no di non riuscire a sentire il resto. Ovviamente le due domande richiederebbero ben altri tempi e ben altre risposte, ma molto flash. Io credo che il primo tema sia molto importante, quello che ha posto il professor Di Carlo, cioè l'anticorruzione non può essere semplicemente teoria. Ha bisogno di essere innervata, sia nelle amministrazioni, ha bisogno di essere innervata in primo luogo nell'ANAC. Perché è evidente che, diciamo, un'operazione fatta dall'alto, senza una base culturale, è destinata a non andare da nessuna parte. Cioè, la mission dell'anticorruzione deve essere sentita, in primo luogo, da chi se ne fa portavoce, e in secondo luogo da quelli che sono i destinatari. Questa è stata oggettivamente l'attività forse più difficile di cui noi ci siamo trovati a confrontare, perché, come voi tutti sapete, l'ANAC aveva una struttura originaria molto esile, ha acquisito un'altra struttura che era l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici, che era nata con un'altra mission. Quindi noi abbiamo dovuto lavorare moltissimo anche per operare una vera e propria conversione culturale di persone che si erano occupate sempre di altri temi a cominciare a occuparsi del tema dell'anticorruzione. Io credo che ci siamo riusciti creando una forte capacità da parte dei nostri funzionari amministrativi di interloquire all'esterno. E ci siamo riusciti all'esterno, e qui non posso limitarmi a una mera battuta, ci siamo riusciti all'esterno proprio attraverso quella idea della collaborazione, cioè non l'ANAC che dà direttive, linee guida, pareri dall'alto, ma quella della possibilità di mettersi a fianco delle amministrazioni collaborando per trovare spesso soluzioni che non erano neanche dal punto di vista giuridico semplici. Secondo tema, conflitto di interessi. Ovviamente il tema del conflitto di interessi, condivido quello che dice il professor De Carlo, è uno dei temi centrali e anche uno dei temi più delicati dal punto di vista legislativo, perché noi ancora oggi non abbiamo una legislazione completa in materia di conflitto di interessi. È la materia forse più problematica dal punto di vista dell'anticorruzione, perché anche quella più, diciamo, scritta male, le norme sull'incompatibilità e l'inconferibilità, che in realtà riguardano situazioni di conflitto di interessi, sono in assoluto le norme peggio scritte dell'impianto della materia dell'anticorruzione, oppure norme in materia del pantoflage, perché anche nel pantoflage
siamo in materia di conflitti di interesse, sono norme di difficilissima applicazione, oltre che di difficilissima lettura. Io qui vorrei semplicemente limitarmi a fare una battuta. Io lo dico spesso quando mi capita di interloquire in convegni su tematiche specifiche sul conflitto di interessi. Il conflitto di interessi non è una cattiva parola, non è di per sé un fatto patologico. La patologia è il mancato trattamento del conflitto di interessi. La patologia è il disinteresse rispetto al conflitto di interessi. Chiunque opera si può trovare in conflitto di interessi, anzi si trova in conflitto di interessi, perché ognuno di noi ha una rete di relazioni personali, amicali, familiari, eccetera. E quindi nello svolgimento delle funzioni pubbliche può, diciamo, incorrere in conflitti di interessi. Il tema vero è quello del trattamento del conflitto di interessi. Io credo che noi come ANAC abbiamo in questo senso provato a far comprendere questo passaggio. Cioè, quanto fosse importante il conflitto di interessi non in sé, ma quanto fosse importante far emergere il conflitto di interessi, a volte nello stesso interesse dell'amministrazione, per evitare che qualcuno poi potesse pensare che una certa decisione potesse essere presa per perseguire interessi altri rispetto all'interesse pubblico. Io credo che su questo noi abbiamo fatto una importante operazione culturale nel sminare l'idea del conflitto di interessi uguale corruzione. Non è vero. Il problema vero è mancato trattamento del conflitto di interessi uguale rischio corruzione, facendo capire alle persone che, per esempio, astenersi o proporre l'astensione non è affatto un comportamento da considerarsi una deminuzione, al contrario, e che anche dal punto di vista da parte delle amministrazioni, per esempio, respingere una richiesta di astensione è un comportamento che dimostra assunzione di responsabilità, perché l'astensione non è solo un dovere, ma un diritto, ma non può diventare un modo di sfuggire alle responsabilità. Ecco, la mission dell'ANAC è stata quella di sminare l'idea che conflitto di interessi fosse una cattiva parola, facendo capire quanto è importante lavorare sul conflitto di interessi perché l'amministrazione possa rivendicare all'esterno un ruolo di imparzialità che non gli viene automaticamente riconosciuto dai suoi interlocutori. Nicoletta, hai piacere di aggiungere qualcosa? Sì, grazie Filippo. Anch'io sarò molto breve perché sono molto curiosa di sentire cosa emerge dal dibattito. Credo che le tre domande possano avere una risposta comune. E cioè, come si fa a motivare una persona, in particolare un dipendente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per perseguire efficacemente la missione dell'istituzione? Perché anche la terza domanda, che porta dalla cultura dell'adempimento a quella del bene comune, è in realtà una conseguenza di questa prima domanda, dal mio punto di vista. Io credo che, vivendo in uno Stato di impronta liberale, impronta democratica, il principio di libertà pretenda l'inclusione delle persone che fanno parte di un'istituzione nel processo decisionale di questa stessa istituzione. Occorre far sentire in termini molto concreti che ciascuno di noi, di un'istituzione, fa parte di un'impresa, può contribuire all'impresa con le proprie competenze, con la propria professionalità. E questo si lega molto bene al principio di legalità, perché la libertà di partecipazione dà corpo alla convinzione che la decisione presa poi alla fine di un dibattito in cui tutti possono partecipare e contribuire, la decisione presa sia il frutto di sforzi, di un dibattito, di uno scambio di idee che mira alla scelta migliore, al bene comune. E qui si salda il discorso della formazione, di come noi abbiamo voluto fare formazione anzitutto in Autorità Nazionale Anticorruzione. Io ricordo per esempio quell'anno intero dedicato alla formazione sul nostro codice dei contratti pubblici del 2016, decreto legislativo 50. È partita un'attività di formazione insieme alla Scuola Nazionale dentro alla nostra autorità, in modo che tutti i dipendenti hanno partecipato attivamente alla formazione, consapevoli che, come diceva il procuratore Cantone, loro si stavano occupando anche prima di vigilanza sui contratti pubblici, ma la vigilanza sui contratti pubblici deve essere fatta nella prospettiva dell'anticorruzione, della prevenzione della corruzione, non soltanto di una vigilanza ex post, come veniva fatta dalla VCP prima che si fondesse con la CiVIT nell'autorità.
Perché la partecipazione delle persone, frutto dell'applicazione di questo principio di libertà, che quindi porta al principio di legalità, la partecipazione delle persone motiva la persona poi a adempiere, non con mero adempimento, con la mera compliance, ma alla ricerca della soluzione migliore. Qui si pone anche il problema dei conflitti fra principi, ma sto parlando in casa di persone che hanno scritto un libro e mi riferisco in particolare al libro di Emiliano Di Carlo sul conflitto di interessi nelle aziende, dove il discorso del dilemma etico, di come risolvere il conflitto di interessi, di come risolvere il conflitto fra principi e valori che sembrano in contrapposizione non potendo essere perseguiti contemporaneamente, è pane quotidiano. Mi fermo qui, grazie. Grazie Nicoletta, grazie naturalmente anche alla procuratore Cantone. Beh, a questo punto siamo tutti curiosissimi di sentire le provocazioni, ma anche le domande del professor Pica. A te Gustavo. Grazie. Io cercherei di fare domande molto brevi, secche, specifiche, e per non sottrarre tempo al dibattito di altre domande, prego anche i nostri gli autori del libro, se vogliono, di rispondere anche in maniera molto secca, così poi risparmiamo del tempo. Le prime due domande, arrivo lentamente alla questione internazionale, voglio arrivarci facendo anche delle domande che riguardano l'ANAC di per sé, anche perché poi in un primo capitolo c'è proprio una sintesi dell'ANAC indipendentemente dalla questione internazionale. Chi leggerà il libro, e raccomando ai tanti presenti oggi di farlo, scoprirà che i capitoli hanno in premessa una citazione. Questa è una domanda forse forse l'unica domanda che rivolgerei direttamente al presidente Cantone. Il capitolo 1 ha una citazione molto importante, molto bella, molto significativa di Giovanni Falcone. Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Io vorrei chiedere al presidente Cantone, sicuro che lui la comprenda come una domanda che chiede a lui una sintesi di questi anni, se cosa gli uomini passano, le idee restano, e le istituzioni, presidente, le istituzioni restano in base alla sua esperienza di questo mandato? Vuoi che rispondo subito, Gustavo? Sì, grazie. Questa ovviamente è una domanda da par tuo, perché diciamo ovviamente la ragione per cui mi fai questa domanda in qualche modo è sottilmente polemica, in senso positivo. Io credo che le istituzioni restano, e comunque le istituzioni devono restare. L'idea, diciamo, che un'istituzione possa essere in qualche modo individuata nell'uomo rappresenta il fallimento dell'istituzione, nel senso che chiunque di noi, al di là della valutazione giuridica del dato che chi esercita un compito lo fa in virtù di un rapporto che i giuristi chiamano di immedesimazione organica, cioè quando noi abbiamo lavorato all'ANAC non eravamo più Raffaele Cantone, Nicoletta Parisi, Francesco Merloni, Dani Cotra, Michele Corradino, ma eravamo l'organo di gestione dell'ANAC. E però sarebbe, diciamo, ovviamente falso quello di dire che ognuno di noi non ha portato una cifra in quella attività. Quella cifra, diciamo, è servita in qualche modo anche a consolidare un'istituzione. Certo, io rispondo, le istituzioni hanno bisogno dell'autorevolezza degli uomini, necessitano dell'autorevolezza degli uomini e necessitano dell'impegno degli uomini. E qui evidentemente anche il tema di chi sceglie e perché scegli certi uomini per certe istituzioni. Allora, la mia è una risposta articolata che lascia aperta diciamo, la risposta complessiva. Io credo che in uno Stato che funzioni le istituzioni devono dipendere sempre meno dagli uomini. Però ovviamente nella scelta e da parte di chi fa le scelte è evidente, ma qui non mi sto riferendo adesso solo all'ANAC in generale, che la scelta corretta degli uomini incide sul funzionamento delle istituzioni. E non può essere considerato neutro, malgrado quello che dice Falcone, scegliere uno piuttosto che l'altro.
e ovviamente bisognerebbe poi far funzionare il meccanismo della culpa ineligendo, che è una figura del diritto romano, in cui chi si sceglie, chi diciamo sceglie, dovrebbe assumersi poi la responsabilità della scelta che ha fatto e dei risultati che sono dovuti alla scelta che si fa. Non so se è una risposta che tu consideri soddisfacente, ma credo che nella risposta ci siano poi a sua volta tantissime domande, ma era quello che volevi stimolare. Grazie, assolutamente. Questa è una domanda che si avvicina al tema internazionale e che rivolgo eventualmente a tutti e due. C'è un economista alla Banca Mondiale, una cara amica di tutti noi, che si chiama Francesca Recanatini, che ha svolto dei paragoni tra autorità anticorruzione, e una delle cose che mette in rilievo è questo dilemma, questa tensione che esiste in ogni autorità anticorruzione se perseguire i pesci piccoli o i pesci grandi. Lei dice: è evidente che se persegui i pesci grandi rischi che ti caccino. È evidente che se persegui soltanto i pesci piccoli non ti cacciano, però di fatto la società civile perde fiducia nell'istituzione. E volevo un attimo, quindi questa è una domanda a metà tra l'internazionale o meno, chiedervi come voi avete sentito, semmai in questi anni così importanti di mandato, se avete sentito e come avete sentito questa tensione, questo dilemma. Rispondo anche io subito velocemente e poi lascio anche la parola a Nicoletta. L'affermazione dell'economista è un'affermazione cruda ma vera. È evidente che fino a che non tocchi i fili della luce non avrai mai diciamo la scossa elettrica. Se tocchi i fili della, diciamo, dell'energia, devi essere poi in grado di arrivarci con i dovuti strumenti che evitano che tu possa prendere la scossa elettrica. Noi ovviamente siamo partiti con l'idea che non ci fossero santuari e abbiamo mantenuto a volte anche assumendoci la responsabilità, diciamo, di una serie di scelte delicate. E alcune di queste scelte delicate certamente hanno inciso più o meno su quelli che potevano essere i rapporti con le istituzioni politiche, col mondo dell'imprenditoria, col mondo dell'università, perché diciamo non tutti i rapporti per esempio col mondo universitario sono stati rose e fiori, c'è stato tutto un pezzo di università che per esempio si è opposta moltissimo alle scelte che faceva l'ANAC, il mondo per esempio degli amministrativisti si è diciamo posto in una posizione, soprattutto una parte, particolarmente critica rispetto ad alcune scelte che venivano fatte dall'ANAC. Io però credo che pensare di fare la lotta alla corruzione occupandosi della seconda e della terza fila è assolutamente sbagliato, cioè non serve a nulla, né ovviamente però l'obiettivo deve essere occuparsi solo dei grandi temi, perché poi spesso i cittadini comuni vogliono la risposta alle vicende concrete, quelle più vicino a propria casa, e noi l'abbiamo provato a fare per esempio dando tantissimi pareri alle piccole amministrazioni, ai ministeri, un po' a tutti, cercando cioè di riuscire a fare un'operazione mediana, non sottovalutare i pesci piccoli. Fra l'altro, diciamo, io che sono napoletano so che con i pesci piccoli si fa una frittura eccezionale, la frittura di Paranza, che è in assoluto la migliore frittura che c'è, ma senza dimenticare, diciamo, i pesci grandi, che sono quelli che poi hanno la carne e la polpa utile non solo da mangiare. Nicoletta? Sì, grazie. Faccio un esempio di questa tensione che noi abbiamo avvertito in ANAC, a proposito in particolare di un istituto per il quale io avevo avuto la delega del coordinamento in consiglio, quello del whistleblowing, perché molte legislazioni nazionali, non la nostra, prevedono che la segnalazione del whistleblower sia solo per condotte definite gravi, così per esempio è la legislazione di UK, la legislazione francese e anche la direttiva dell'Unione Europea parla soltanto di segnalazioni che portino alla luce fenomeni gravi, condotte gravi. La nostra legge non lo fa, e quindi all'inizio, in cui noi abbiamo dovuto mettere a terra la legge 179, ci siamo detti: la dirigente responsabile, io, il presidente e i funzionari che lavoravano sul tavolo che settimanalmente riunivamo per cercare di orientare l'ANAC
con una presa di decisione di un protocollo di come fare ad affrontare questo istituto così nuovo per il nostro ordinamento, dirompente per certi aspetti. Ci siamo chiesti, ma che facciamo? Le questioni piccole le lasciamo da parte, ci occupiamo soltanto di segnalazioni importanti? Abbiamo voluto essere aderenti alla legge, ci siamo occupati di ogni questione ci venisse sottoposta. Questo naturalmente crea uno stress molto grave nell'istituzione, perché la quantità di segnalazioni piccole può travolgere l'ufficio stesso e impedirgli di seguire le situazioni che poi alla fine sono magari le più importanti. E però quello che diceva il presidente Cantone è verissimo. I cittadini si aspettano che le istituzioni reagiscano alle situazioni di corruzione o di presunta tale, a queste condotte. Piccole o grandi che siano, il cittadino è colpito in prima persona da una situazione di cattiva amministrazione, di illegalità. Anche se è piccola, però l'avverte. La fiducia nelle istituzioni si costruisce sulla capacità di trovare un equilibrio, di perseguire le cose grandi, ma anche di avere attenzione alle piccole cose che sono la quotidianità della vita della gran parte dei cittadini. Grazie Nicoletta. Gustavo, hai altre domande? 22.000. Non c'è problema. Abbiamo solo... No, però adesso poi vediamo un attimo se ci sono domande. Ma intanto una, vorrei entrare a gamba tesa con spirito costruttivo su quello che sia tu Filippo che poi soprattutto Nicoletta hanno evidenziato come una questione chiave, e vado a leggere un passaggio, permettetemi rapidamente. La decisione di accogliere la delegazione straniera in ANAC è stata generalmente assunta dal suo consiglio dopo aver avuto dal Ministero degli Affari Esteri una valutazione positiva sull'opportunità di intrattenere rapporti con i paesi di appartenenza della delegazione straniera stessa. Passaggio necessario, stante che l'esercizio delle competenze dell'ANAC deve essere sempre congruente con gli interessi politici del paese all'estero. Cosa si perde da questo pragmatismo e questa necessità? Ora, io stavo per fare l'esempio della Corea del Nord, stavo per dire, ma il fatto che non possiamo andare ad aiutare i cittadini della Corea del Nord a fare meglio perché noi siamo una best practice, però poi il presidente Cantone ci ha ricordato di un divertente episodio che è avvenuto con una delegazione cinese. E non posso fare a meno di ricordare che la nostra posizione su un paese così molto in più importante si è evoluta negli anni in maniera abbastanza sostanziale con i cambiamenti dei governi. E quindi abbiamo avuto un governo a un certo momento molto favorevole rispetto alla Cina, molto meno. Quindi io posso immaginare che a un certo punto il nostro governo dica, per ragioni di opportunità, non intratteniamo più rapporti con la Cina. E io penso questa è un'occasione persa enorme per appunto svicolare da quella questione partito comunista Stato così importante e dare un nostro contributo a una governance mondiale migliore. Cosa si perde da questa necessità di dover tener conto di quanto richiesto e quanto menzionato, da quanto richiesto dalle autorità politiche e da quanto menzionato nel libro? Secondo voi, insomma. Prima di tutto io vorrei precisare, noi non abbiamo mai avuto input completamente negativi dalle autorità politiche, o meglio, noi abbiamo sempre operato, diciamo, nei rapporti bilaterali, non in quelli cioè con gli organismi sovranazionali, quelli eravamo sostanzialmente liberi, non abbiamo mai avuto input politici chiari, ma era fondamentale per noi avere soprattutto, diciamo, inquadramenti di scenario, cioè con riferimento agli stati, capire in modo preciso dove il nostro apporto poteva, diciamo, avvenire. Faccio un esempio che per capire ancora il più il livello di delicatezza. Ho già detto dell'autorità cinese che ci è venuta a trovare, noi li abbiamo accolti con tutte, diciamo, gli onori che meritava un organismo che noi consideravamo pari, ma che tale era, perché il Partito Comunista coincide con lo Stato. Quindi voglio dire, l'autorità anticorruzione del Partito Comunista era in realtà l'autorità anticorruzione della Cina. Apro un'ulteriore parentesi, l'autorità anticorruzione del Partito Comunista ha 10.000 dipendenti. Questo per dire la forza dell'autorità anticorruzione del Partito Comunista. Ma è chiaro che però
era assolutamente impossibile pensare di creare uno scambio che potesse al di là del dato informativo andare per esempio ad un rapporto di collaborazione, perché qui non si trattava di far perdere qualcosa ai cittadini, significava far perdere qualcosa all'autorevolezza dell'ANAC, perché tu non ti confrontavi con un'autorità che aveva un'interlocuzione diretta con i cittadini, ma con un'autorità che era direttamente e promanante da un potere politico che aveva una serie di input. Quindi quelle indicazioni di scenario che ci davano il Ministero degli Esteri erano indicative su come muoverci in scenari che non erano a noi noti. Per secondo esempio, noi abbiamo avuto una fortissima pressione da parte dell'autorità dell'ambasciata egiziana in Italia di recarci in Egitto per poter avviare un vero e proprio protocollo con una fantomatica autorità anticorruzione egiziana, che noi non abbiamo mai visto, perché tutti i contatti sono stati, o meglio, una volta è venuta una persona, noi non abbiamo capito bene che cos'era questa autorità. Allora, sicuramente, la scelta di andare in Egitto poteva essere una scelta libera. E in quel caso il Ministero degli Esteri non solo non si era sostanzialmente messo di traverso, aveva detto fate le vostre valutazioni, ma era il periodo, in cui si era verificata la vicenda Regeni. Allora, la domanda, ma avrebbe avuto un senso per un'istituzione che parte dall'idea che anticorruzione significa in primo luogo legalità, recarsi in Egitto e legittimare un organismo che fa parte di uno Stato che i nostri cittadini li tratta come regeni? Allora, nel caso di specie, noi abbiamo non raccolto l'input che tutto sommato non era favorevole, non era sfavorevole del tutto da parte del Ministero, che in quella fase storica voleva recuperare un po' i rapporti ed era interessato, a che si mantenessero i rapporti buoni. Adesso tante cose si comprendono molto meglio di quanto non si comprendessero all'epoca. E noi ci siamo rifiutati di andare, io mi sono rifiutato di andare in Egitto, perché io credo che, il rapporto deve essere con autorità che hanno la capacità di esprimere il valore dell'anticorruzione sul piano sostanziale e non sul piano formale. Allora le scelte della politica sono inevitabili. Andare a mettere il cappello su operazioni che sono finte, non aveva nessun senso. Provare ad andare a interloquire con un organismo di cui non conoscevamo neanche l'effettiva esistenza, semplicemente per poter dire lì in Egitto è venuta l'autorità anticorruzione italiana e ha, creato un rapporto con un soggetto di quel tipo, non era né utile nell'interesse dell'ANAC, non era né utile per i cittadini egiziani e io credo non fosse neanche utile per il paese, e nel caso di specie noi abbiamo deciso in Egitto di non andare. Molto bene. Aggiungo due considerazioni sempre sulla stessa vicenda. Il presidente Cantone ha dato le dimissioni da presidente nell'ottobre del 2019. Nel dicembre dello stesso anno ANAC è entrata a far parte della delegazione del Ministero degli Esteri per la 8ª sessione della conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, si chiama COSP 8. Quando ero ad Abu Dhabi come componente della delegazione diplomatica, sono stata contattata dalle stesse autorità egiziane che avevano preso contatto col presidente Cantone per stipulare un protocollo di collaborazione, quello che non erano riusciti a far passare prima. Mi sono concertata col capo delegazione e abbiamo accettato l'invito all'incontro, ma non abbiamo acceduto all'idea di fare un protocollo. Abbiamo accettato il rapporto, perché il rapporto dialogico deve comunque essere tenuto vivo. Quindi io a Gustavo direi che cosa, non tanto che cosa perdiamo, ma quanto e che cosa guadagniamo nel tenere rapporti di un certo tipo piuttosto che di un altro, non accedere al rapporto del protocollo, cioè al rapporto di collaborazione sulla base di un protocollo d'intesa che presuppone un comune sentire, ma tenere aperto il canale di comunicazione, perché la vita ci insegna che le situazioni possono anche cambiare ed è inutile chiudere la porta. Tenere aperto un rapporto di collaborazione informale,
ci si parla e poi si vedrà nel futuro se si matureranno le condizioni perché da quel rapporto si possa guadagnare qualcosa a tutti e due i sistemi paese. Grazie. Scusatemi se intervengo, grazie Nicoletta, scusami Gustavo, avevamo convenuto di chiudere alle 12.30, so che ci sono già delle domande che sono pervenute a Daniela, quindi se tu hai ancora una domanda chiudiamo così. Allora... Ne ho tantissime, ringrazio gli autori, assolutamente mi fermo e ascolto le altre domande. Allora, chiediamo un po' di comprensione ai due autori, perché evidentemente... 5 domande mi pare che ci siano già in campo, che ci proporrà Daniela Condò, e a queste 5 domande io ti prego Daniela di porle naturalmente in maniera flash ai due autori, prego di rispondere in maniera flash, perché appunto, ripeto, dovremmo chiudere in tempi ragionevoli. Non chiuderemo per le 12.30, chiuderemo qualche minuto dopo, poco male, visto e considerato l'interesse che ha suscitato questo dibattito. Grazie, a te la parola Daniela. Grazie, grazie agli autori e complimenti. Sicuramente faremo altre diffusioni, divulgazioni con Nicoletta. Volevo solo ricordare che abbiamo continuato anche con l'Ordine degli Avvocati di Roma e già mi dicono e ringraziano per l'intervento di oggi che ne vogliono fare un altro con la Commissione Internazionale degli Avvocati. Quindi, come avete ben sottolineato riportando il discorso di Papa Francesco nel libro, l'importante è continuare ad educare ed educarsi per una costante vigilanza su se stessi e sul contesto in cui si vive. Questo è solo il mio apporto. E poi invece passo subito alle domande e le riunisco. Una domanda di Pasquale Nocerino che unisco a quella di Federica Perocchi, che sono due tutor ringraziati da Emiliano, e che è un po' generale, cioè è appunto che in parte avete già risposto, un po' l'idea, come nasce l'idea e l'esigenza di creare ANAC e collegato a questo come si colloca oggi ANAC all'interno del contesto internazionale, soprattutto quali futuri stimoli del contesto esterno si cerca di interiorizzare. Poi ci sono alcune domande, mi ha colpito quasi tutte, sono sul collegamento col PNRR, quindi se sono stati organizzati specifici controlli per le verifiche dei cantieri del PNRR, cosa pensa, questa è una domanda del dottor Cantone, cosa pensa del PIAO e come immagina avverrà il coordinamento dello stesso con i piani anticorruzione e trasparenza da parte dei responsabili prevenzione della corruzione e trasparenza. Non ho capito, dottoressa, cosa pensa del... Del PIAO, quindi del... ok. Il piano del Ministero delle... Sì, perché su questo anche alunni precedenti a volte mi scrivono dicendo che non hanno ben compreso cosa devono fare, anche senior della pubblica amministrazione, quindi evidentemente un contesto non chiarissimo. E cosa immagina avverrà per il coordinamento del piano con i piani anticorruzione e trasparenza da parte del... responsabile anticorruzione. E questa era una domanda sempre di una collega Alessia Iagnello. E poi c'è una domanda di Emanuela Somaldico dell'Arma dei Carabinieri, riprendo la domanda di che è un po' diciamo provocatoria, anche che tipo di ambiti di collaborazione anche sul contrasto all'antiriciclaggio, cioè pensate che sia stato adeguatamente sviluppato questo ambito di collaborazione con riferimento al rapporto crimini ambientali e proventi dei reati, e se oggi c'è una grande attenzione da parte del GAFI ed è sottolineato come gran parte dei crimini ambientali internazionali si concretizzino grazie a reati corruttivi, quindi è importante appunto andare a individuare se veramente funziona questo collegamento. E penso di aver più o meno riassunto tutto, anche la domanda di Alessio Iagnello che era sempre sul PNRR. Grazie, scusate per la velocità. Se vuole rispondo io velocissimamente e poi lascio la parola a Nicoletta. Devo dire, io non ho idea di quali controlli diciamo l'ANAC sta facendo e è chiamata a fare nei confronti del PNRR. Io, diciamo, da ottobre 2019, da quando ho lasciato l'ANAC, mi occupo, diciamo, dell'anticorruzione perché ho un incarico universitario, ma non è che seguo più di tanto le vicende e devo con onestà dire che non sono neanche più tornato una volta alla sede dell'ANAC dopo la mia andata via. Quindi non so benissimo, non so nulla su questa specifica, diciamo, vicenda. Noto un dato, questo è un dato normativo, e quando è stato adottato l'ultimo dei decreti legge si è fatto riferimento all'antimafia e neanche una parola alla corruzione.
mi sembra che nell'approccio, diciamo, generale, l'idea dell'interesse alla prevenzione della corruzione sia venuto meno. Ovviamente io sono certo che però l'ANAC si ritaglierà un ruolo all'interno del PNRR. Quanto al rapporto con questo piano del Ministero della funzione pubblica, io credo che questa sia davvero una bruttissima vicenda. Io sono stato audito in commissione affari costituzionali, malgrado avessi detto che ero andato via da tempo dall'ANAC, ma l'ho fatto volentieri, perché credo che questo sia stato un vero e proprio colpo di mano tale da incidere sull'autonomia dell'ANAC. Cioè, si è tornati a quello che era l'impostazione originaria della legge Severino, che prevedeva sostanzialmente che il piano di prevenzione della corruzione, il piano nazionale, lo dovesse disporre il Ministero, sia pure su proposta dell'ANAC. Ma è evidente che lasciare uno strumento di pianificazione così rilevante nell'ambito di una contrattazione con l'autorità politica rischia di mettere in discussione l'autonomia dell'ANAC. La soluzione che è stata adottata, diciamo, in sede di conversione del decreto legge è una soluzione assolutamente pasticciata. Io non sarei in grado di rispondere a questa, diciamo, idea. Non ho idea che cosa davvero vorrà fare il ministro Brunetta, a cui fra l'altro riconosco grandi meriti sotto altro profilo, nel senso che per esempio lui è stato l'inventore in Italia della trasparenza, ma su questo aspetto e sul ruolo del ministero nell'anticorruzione certamente lui non è particolarmente attento alla tutela delle prerogative dell'ANAC, perché quel piano finisce per incidere su uno degli snodi principali del potere dell'autorità anticorruzione. La domanda sui rapporti con l'antiriciclaggio è una domanda che credo meriterebbe ben altra attenzione. Però vorrei ricordare che l'ANAC è un organismo che si occupa di prevenzione della corruzione. Noi, diciamo, proprio perché abbiamo mantenuto fermo e ancorato il tema dell'ANAC nella prevenzione della corruzione, abbiamo evitato di doverci occupare delle vicende che riguardavano direttamente o indirettamente la repressione. Ci siamo posti per esempio un tema: se era opportuno che i responsabili della prevenzione della corruzione facessero anche i responsabili dell'antiriciclaggio all'interno degli enti amministrativi, devo dire una funzione più formale che sostanziale. E lì forse aveva un senso mettere insieme il responsabile della prevenzione della corruzione con il responsabile antiriciclaggio. Però devo ulteriormente aggiungere che la materia specifica della prevenzione della corruzione ha davvero poca attinenza con tutte le questioni che attengono al riciclaggio, perché la materia della prevenzione della corruzione si concentra soprattutto sull'attività dell'amministrazione. Nicoletta? Brevissimamente anch'io ho evitato di occuparmi nuovamente di ANAC dopo terminato il mio mandato, questo per una esigenza di rispetto anche nei confronti della nuova governance. Mi sembra che una cesura sia radicale, sia necessaria, però come docente di diritto internazionale ho continuato a seguire dal di fuori anche la vita di ANAC, anche nelle relazioni internazionali, e come coordinatore di un'iniziativa dell'Università Cattolica che si chiama Libenter, io mi sto occupando di PNRR. Allora posso rispondere da questa prospettiva che è esterna all'ANAC. Anzitutto io credo che ANAC abbia visto una valorizzazione, abbia dato una valorizzazione alla vigilanza collaborativa nei confronti delle stazioni appaltanti che sono implicate nella messa a terra dei progetti del PNRR, progetti di investimento contenuti nel PNRR. E tant'è vero che hanno modificato anche la struttura creando un ufficio apposta sulla vigilanza collaborativa, dotandolo di buone, ottime risorse. Quindi sì, probabilmente l'esigenza di vigilanza è avvertita. D'altra parte, se voi leggete il decreto legge 77 come convertito nella legge 108 del 2021, laddove parla della governance del PNRR, si dice che le competenze di ANAC rimangono invariate nonostante si sia creata una struttura parallela alla struttura di controllo italiana specifica per controllare il PNRR. Quindi devo dire che la cifra collaborativa che ha contraddistinto il nostro mandato è stata probabilmente enfatizzata per dare un miglior supporto di vigilanza per il PNRR. Per quanto riguarda
il discorso dell'antiriciclaggio. C'è un versante per il quale le autorità UIF italiane hanno preso contatto con l'ANAC nell'ultima parte del mio mandato. Ero io poi tra l'altro responsabile della gestione di questi rapporti. La valorizzazione della banca dati nazionale anticorruzione col patrimonio di informazioni che ha sui contratti pubblici, che potrebbero essere informazioni strumentali all'intercettazione di condotte di riciclaggio. Ecco, in questo senso, non una collaborazione su base, diciamo, di reciprocità, perché noi ANAC non fa repressione e si deve guardare bene dall'entrare nelle vicende che riguardano la repressione per non essere confusa con quello che qualcuno ha chiamato un grande gendarmone. Ma l'utilizzo di dati del patrimonio di ANAC in funzione dell'attività anche di repressione. Per quanto riguarda come si colloca oggi ANAC nel contesto delle relazioni internazionali, per quello che so io, c'è una grande continuità fra il primo consiglio e il secondo consiglio da questo punto di vista. E cioè vedo che ANAC non ha cessato di essere protagonista nelle sedi nelle quali noi avevamo costruito un'immagine di ANAC come autorità di prevenzione della corruzione. Grazie Filippo. Grazie a te Nicoletta. Daniela, ci sono altre domande? No, le avevo raccolte tutte proprio per cercare di chiudere nei tempi. Bene, allora credo che possiamo a questo punto passare al momento dei ringraziamenti particolarmente sentiti da parte mia nei confronti del procuratore Cantone, della professoressa Parisi. Grazie veramente di cuore per averci arricchito. Credo che questo dibattito un suo primo obiettivo l'abbia raggiunto, quello di una sensibilizzazione nei confronti di una materia che può sembrare anche scivolosa, ma che è sicuramente complessa. Ci hanno aiutato in questo percorso di comprensione sia il professor Di Carlo che il professor Piga. Grazie naturalmente anche a Daniela per il suo coordinamento e a tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza di seguirci finora. Una buona prosecuzione di giornata. Ai colleghi del Master do appuntamento alle 14 il dibattito sui reati ambientali. Grazie, buona prosecuzione di giornata a tutti. Arrivederci a tutti e un saluto a tutti. Presidente. Grazie. Arrivederci. Saluti, grazie. Grazie. No, Nicoletta, grazie. Arrivederci. Grazie a voi, grazie Daniela della ottima